Ad ICMA 2017 Triumph ha portato tante novità, sicuramente tra le più importanti, se non le più importanti, avevamo visto le Tiger, le nuove Tiger 1200 ed 800. Siamo in Marocco per provare proprio la piccola delle due Tiger. Partiamo dal dire che la Tiger 800 non è solo la più piccola, ma è anche la più tecnica e quella più fuoristradistica delle Tiger. Non a caso siamo a Marrakech per provarla e per testarla a fondo. Gli interventi di aggiornamento a cui è stata sottoposta sono oltre 200, tra telaio e motore, oltre che a quelli estetici. Ora è più moderna, tecnologicamente all'avanguardia, ma anche leggera ed in grado di rendere la sua guida più facile ed appagante, su strada e in off-road. Triumph Tiger è anche una delle storie più lunghe del mondo delle due ruote. Si parte addirittura da oltre 80 anni fa, era il 1936 quando vinse la International Six Day Trial. Da allora il nome Tiger è diventato conosciuto da parte di tutti i motociclisti ed apprezzato dai tanti che ne hanno avuto la possibilità di guidarlo. L'ultima arrivata mantiene inalterato il suo stile, ma la colloca davanti alla concorrenza, da molti punti di vista. Tantissima tecnologia, a cominciare dalla nuova strumentazione TFT Full Color, dalle modalità di guida che possono essere fino a 6, proseguendo con il fari full LED, il nuovo cruise control, ma si è intervenuto anche su motore, geometria delle sospensioni, telaio e look della moto. Come detto, si è intervenuto anche sul motore. Non tanto dal punto di vista delle prestazioni, perché la potenza e la coppia rimangono inalterate, abbiamo 95 cavalli da questo 3 cilindri, ma ne si è modificato il carattere, intervenendo sull'elettronica, sullo scarico, ma soprattutto sulle masse, con un volano più leggero che rende il 3 cilindri più reattivo nelle risposte al comando del gas. E poi abbiamo le modalità di guida che possono arrivare fino a 6, rendendo questa moto perfetta per un neofita o appagante per un pilota esperto anche nell'off-road più estremo. Modificata anche l'ergonomia di guida con nuovi comandi, con un manubrio che è stato arretrato di 10 mm e poi troviamo degli interventi sulla ciclistica con il nuovo sistema frenante Brembo, con le sospensioni che possono essere delle Showa regolabili oppure parabrezza con 5 posizioni, con un sistema semplice ma veramente molto efficace e che può essere utilizzato anche in movimento. Più confortevole anche la nuova sella, testimonianza che la Tigerina sia perfetta per un uso estremo in fuoristrada ma anche per affrontare comodamente un lungo viaggio. Tra le maggiori differenze comunque troviamo sicuramente quelle legate alla tecnologia, così come sulla sorella maggiore Tiger 1200 anche sulla 800 debuttano elementi che fanno quasi pensare al campo automobilistico. Una tecnologia al vertice di categoria che include dettagli immancabili come l'ABS di ultima generazione, ma soprattutto un sofisticato sistema ride-by-wire che può arrivare fino a 6 modalità, inclusa una Off-Road Pro. Controllo di trazione, cruise control, una strumentazione che da fisica si fa virtuale basata su un ampio display a colore da 5 pollici e non mancano nemmeno i blocchetti retroilluminati e i fari full LED. Tante le versioni disponibili, perché le XR sono 4, le XC 2, quindi abbiamo 6 moto e troviamo addirittura una versione per chi voglia una sella ribassata con un'altezza che scende fino a quota 760 mm per la XRX configurata in questo modo. Tante le novità abbiamo visto, ma a livello proprio di impressioni di guida, dopo averla provata a lungo in questi 2 giorni, possiamo dirvi molte cose, soprattutto 2 cose molto importanti. Una che la prima e la principale è che le moto diventano due. La separazione tra la versione XC e la versione XR, agli inglesi piace un po' fare le cose al contrario, quindi mentre XR per molti altri concorrenti è la versione per il fuoristrada, qui è il contrario, XR è quella verso l'uso stradale, XC invece è quella più per un uso fuoristradistico. Le due versioni si differenziano molto di più che in passato, perché la XR è più sostenuta a livello di sospensione, è una moto più piacevole da guidare sull'asfalto, ma sicuramente in queste condizioni, abbiamo guidato in condizioni piuttosto estreme, abbiamo trovato fango, pioggia,
neve, abbiamo trovato veramente temperature vicino allo zero, quindi delle condizioni veramente al limite. In queste condizioni la XC si è rivelata sicuramente una moto più gradevole da guidare, proprio perché ha un'escursione delle sospensioni maggiore, è più votata ovviamente alla guida in fuoristrada perché mantiene la ruota da 21 all'anteriore anziché 19, cerchi a raggi anziché in lega, e quindi è sicuramente più votata al fuoristrada. Caratteristica che è ricalcata maggiormente, è ribadita anche dall'elettronica, dalla nuova elettronica, con la modalità che troviamo nella versione al top, la XCA, modalità off-road pro, che fa diventare questa moto davvero una moto specialistica per questo tipo di utilizzo. E l'altra cosa importante, diciamo, che ci teniamo a sottolineare, che ci portiamo a casa da questi 2 giorni di test, è che la qualità della moto, la qualità percepita e la qualità dovuta alla presenza di una tecnologia veramente molto all'avanguardia è salita. In cartella stampa si parla di qualità premium, portando il concetto più a qualche cosa di tangibile. Dobbiamo dire che la moto in tutti i dettagli è ben studiata, lo si vede subito. Ci sono alcuni dettagli, come ad esempio il tasto per le manopole riscaldate e molti altri, lo schermo TFT, ma veramente sono tantissimi i dettagli che denotano una qualità, ma anche uno studio di soluzioni semplici, come quella per regolare il plexi anteriore, semplici ma molto efficaci. Anche in movimento si riesce a regolare senza alcun problema. Difetti, dobbiamo trovare dei difetti a questa moto che sinceramente metterei tra le prime nel suo segmento di appartenenza. Difetti possiamo trovare, diciamo, quello di un'elettronica, un menu che diventa molto più ricco di funzionalità, ma queste funzionalità, è inutile negarlo, diventano anche un po' più difficili da navigare. Ci vuole magari un po' di tempo a prenderci la mano, ma ci sono alcune cose, come ad esempio il controllo di trazione, che può essere inserito e disinserito solo a moto ferma, entrando in una voce di un sottomenu, che sinceramente diventa un po' troppo complessa, almeno per i nostri gusti, anche se con questa moto, cioè con la versione dotata della modalità off-road pro, con questa modalità viene escluso il controllo di trazione, quindi si può anche arrivarci in questo modo, e le modalità possono essere selezionate e si può spostarsi da una all'altra liberamente anche con la moto in movimento. Un altro difetto, se proprio in chiusura, forse il prezzo, perché la nuova Tiger 800 cresce mediamente di 6-700 euro a seconda delle versioni, parte da 11.200 euro fino a sforare addirittura quota 15.000, quindi tanta tecnologia, tanta dotazione di serie, ma sicuramente un prezzo anche abbastanza importante. Per il nostro test abbiamo indossato giacca M-Tech Geographic, pantaloni M-Tech Storm, guanti M-Tech Wind H20, stivali Steel Martin Impact RS e casco Suomi MX Tourer. Per la parte di guida in off-road abbiamo poi utilizzato la maschera Scott Prospect per la guida appunto nel fuoristrada. Non ci resta che rimandarvi all'articolo per tutti i dettagli della nostra prova, oltre che ricordarvi di iscrivervi al nostro canale YouTube mettendo un like e commentando questo video. Ciao e alla prossima prova!